Chiedo. Accettiamo, ok. Allora, buonasera a tutti. Questo è il nostro primo webinar del gruppo tematico Politiche Sociali e oggi è insomma, siamo contenti di ospitare all'interno del nostro gruppo tematico politiche sociali dell'Associazione Italiana di Valutazione, la professoressa Alessandra Sannella dell'Università di Cassino e Lazio Meridionale e la professoressa Mariella Nocenzi dell'Università di Sapienza di Roma. Il titolo di oggi, di questo nostro incontro, di questo nostro webinar, è un po' una provocazione, perché in realtà stimola un po' anche la parte più originale, la parte più, se vogliamo, intellettiva, insomma, perché è un titolo accattivante, valutare nel Novecento, cioè nell'era dell'iperintelligenza, nell'era dell'iperreattività, se vogliamo, sfide e opportunità dello sviluppo sostenibile. Noi come gruppo tematico politiche sociali ci siamo occupati di vari temi in questo percorso e la sostenibilità è un tema che è trasversale per tante discipline, è trasversale per tanti saperi, è anche un lavoro di co-costruzione, non solo teorica, ma co-costruzione di attività. È l'idea di ospitare, l'idea di chiedere, insomma, a due esperte di portare un loro sapere e una loro esperienza all'interno di questo gruppo, del gruppo tematico politiche sociali, di valutazione di politiche sociali, nasce dall'esigenza di capire un po' come far convergere due saperi che per vari motivi, per varie esigenze, ce lo chiede comunque l'ONU, ci viene chiesto anche dalle varie carte di valutazione di impatto sociale, no? Ci richiedono comunque di tener conto, di valutare cosa è sostenibile, cosa non è sostenibile, come valutare questa sostenibilità. E quindi a volte troviamo questo tema su più aspetti, ma è anche interessante, insomma, avere anche un punto di vista di chi poi della sostenibilità ne fa appunto il suo sapere disciplinare. Mariella Nocenzi e Alessandra Sannella, io faccio un piccolo. Nasce questo incontro, nasce questo momento di incontro, ecco, perché loro fanno parte, sono coordinatrici, lo posso dire, sono coordinatrici di un gruppo giovane, di un gruppo nuovo, che è una bella esperienza ed è una bella avventura. Anche una bella scommessa, se vogliamo, nasce all'interno del gruppo SPE, Sociologia per la Persona, e hanno creato da pochissimi mesi, e quindi è una bellissima, insomma, fanno convergere, come ho detto, appunto, più saperi e più conoscenze, hanno creato un gruppo di lavoro di sostenibilità. Questo gruppo è interessante proprio perché all'interno di questo gruppo partecipano studiosi, intellettuali e cioè coloro insomma, che praticano più la sostenibilità in termini empirici. È un gruppo trasversale. Quindi da lì è nata appunto l'idea. Io forse adesso sto parlando anche un po' troppo, poi vi chiedo comunque di affrontare insomma voi nel dettaglio il tema. Ho chiesto insomma a loro di poter portare il loro punto di vista e quindi di confrontarci sul loro punto di vista rispetto a questo tema. Quindi io intanto vi ringrazio perché abbiamo la possibilità di avere questo momento di incontro e credo che forse saranno anche d'accordo con me, Mariella e Alessandra, sul creare un format interattivo e anche molto, se vogliamo, anche un po' informale, no? Perché è un modo per noi è la possibilità anche di porvi domande, di porvi quesiti e di creare un link di comunicazione dove sia da stimolo per progetti e per prospettive future. Quindi io taccio, faccio silenzio, porto comunque anche i saluti del direttivo del live, in particolare anche quello del presidente, che in questo momento non è presente perché è a Boston e quindi c'è un problema anche di orari. In questo momento per un bel po' sarà a Boston a lavorare, quindi insomma non c'è questa possibilità, ecco. Noi in questo webinar lo coordiniamo io e il mio collega Nicola Orlando.
E speriamo, insomma, di onorare al meglio questo momento di riflessione e di condivisione. Lascio la parola a voi e grazie. Grazie a te, Francesca. Forse Nicola però deve dire qualcosa, giusto, Mariella? Per Sono qua, qualità di sono. genere. Va bene, allora dico che non vedo l'ora di ascoltarvi, quindi mi ritiro subito e vi lascio la parola. Sono molto interessato, quindi non vedo l'ora di sentirmi. Speriamo di non deludere le aspettative, ci viene l'ansia da prestazione così. Allora, buongiorno a tutti, ringraziamo tantissimo l'ospitalità di Francesca Biascardini e di Nicola Orlando che ci hanno consentito di avere un'opportunità di riflessione anche per noi. E, la sfida che ci siamo poste oggi è duplice, sia nei confronti di una possibile riflessione sulla valutazione, oltre a quella che è ovviamente l'introduzione che ci riguarda, che è il concetto di antropocene e anche di novocene, ma quella è una cosa che vedremo alla fine del nostro percorso. Io ho posto questo problema perché, alla luce anche di quello che sono le vostre attività, per noi ovviamente di alto rilievo, perché oltre perché ci coinvolgono per alcuni versi che sono valutazione universitaria e anche quella che noi facciamo come valutatori dal punto di vista della progettualità europea o nazionale, c'è la sfida anche di comprendere se e quanto questi due orizzonti debbano o possano essere comunque congiunti. Partiamo dal presupposto che lo sviluppo sostenibile parte da questo principio di base, quello di riduzione delle disuguaglianze e quindi la possibilità di creare delle politiche sociali che possano essere in corrispondenza di una forte accelerazione, ma non verso il cambiamento climatico, anzi per la sua riduzione, in modo tale da amplificare l'elemento di riduzione delle condivisioni stesse. Adesso io vi faccio vedere prima, a proposito di possibilità di shiftare su diversi, devo chiudere però, su diverse device che ci vengono forniti ovviamente da questa nostra bella attività. Partirei con farvi vedere un video, che è il video istituzionale dell'ASVIS, che è l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, che rappresenta il punto di partenza del nostro discorso. Quindi prendiamo in prestito il lavoro delle tante persone che lavorano intorno all'ASVIS per trasferire sui territori quello che è l'importanza dell'agenda dell'ONU 2030. Si sente? Thank you.
Che entra in gioco proprio il nostro, la nostra domanda principale, cioè come le transizioni ecologiche, energetiche, economiche, educative possano entrare nella possibilità di essere anche oggetto della nostra osservazione. Perché lo devono essere? Perché in qualche modo ci stiamo riorganizzando per lo sviluppo di abilità differenti e anche differenziate, cioè la complessità che ci si pone ha bisogno di risposte complesse. Non è vero che dobbiamo solo procedere in chiave di semplificazione dei modelli interpretativi che troviamo davanti a noi, ma dobbiamo anche prepararci a dare delle risposte complesse alle nostre domande complesse, alla società che ci si presenta. Okay. Motivo per cui il cambiamento e quello che ci viene richiesto da più parti è indubbiamente, per quanto ci riguarda come sociologi, quello di essere a supporto delle persone e dei territori, focus principale nel nostro caso proprio perché ci occupiamo di sociologia della persona, e dall'altra parte anche quelle che sono le architetture di riferimento, appunto il Do No Significant Harms, che è incluso nel famoso PNRR di cui tutti parlano. Che cos'è anche il PNRR, ci domandiamo, ma soprattutto che cosa significa questo principio. È proprio quindi quello di prevedere all'interno della nostra progettualità di resilienza e ricerca, e nel PNR anche, quindi nel Piano Nazionale Ricerca è previsto questo principio, il nostro obiettivo è l'arricchimento della società attraverso un significativo impatto positivo, ovvero non arrecare danno all'ambiente. E quell'ambiente noi lo alloggiamo sia in termini di ambiente naturale, ovviamente se immaginiamo il paradiso lo immaginiamo nell'immaginario collettivo appunto composto di natura, non di armi, non di guerre, non di devastazione, e dall'altra parte una costruttività di un ambiente che è l'ambiente circostante, così come lo intendiamo come socio-antropologi. Quindi qual è la richiesta che facciamo? Ecco, di mettere un po' dei principi relativi in particolar modo alla necessità di mettere in gioco l'intelligenza collettiva. Che cos'è? Quell'intelligenza che ci consente in maniera e in chiave transdisciplinare di superare, o meglio, di non immaginare quel confine che le discipline ci pongono, ma di, prendo in prestito una lettura recente, di varcare riempire dei vuoti che si creano tra discipline. E se noi ragionassimo a compartimenti stagni, pensando che l'economia, la sociologia o la valutazione possono essere interpretati in maniera separata, faremmo un autogol pazzesco, non riusciremo a fare questo necessario processo di transizione. Ecco, quello che ovviamente avremmo piacere di condividere con il vostro gruppo è proprio la possibilità dell'innovare strumenti. Noi possiamo, spero, riuscire a condividere con voi una parte dei nostri strumenti, che sono le nostre lenti di ingrandimento esperienziale, per utilizzare la metafora kantiana, e dall'altra parte abbiamo bisogno che voi ci consegnate, ci riconsegnate anche dei nuovi concetti
delle valutazioni che prendono in considerazione in particolar modo la struttura sociale e le sue trasformazioni. Allora vi faccio una domanda, Nicola, questa è per te ovviamente. Aiuto. Va bene, sai come comunicano le formiche? Ah, dovrei saperlo? No, non lo so, non lo so. Dico la verità, non lo so. Le sanno queste cose di solito? No, non lo so, non lo so. Quindi mi rimetto a... Marina Forestieri, lei lo sa? Devi aprire il microfono? Credo di ricordare con l'odorato, insomma, con qualcosa del genere. Guardi, Marina, complimenti. Ovviamente le donne sono sempre un pezzo avanti alla storia, Nicola, è evidente. Esattamente, si baciano, si trasmettono questi fenomeni attraverso i baci, si condividono e creano quelle strutture perfette che tutti conosciamo. Guardate, è stato studiato questo attraverso, e qua creo le connessioni di tipo transdisciplinare, i ricercatori di Losanna hanno messo un QR code sopra la formica. Pensate che meraviglia, questo è un articolo di Nature, per studiare qual era la struttura, la formazione delle formiche, e scoprirono che, hanno scoperto di recente, peraltro non è troppo lontana nel tempo, che nel caso delle formiche, pensate che belle passeggiate con questo zainetto, il 40% sono infermiere, quindi hanno il prendersi cura tra di loro, il 30% foraggiatrici e il 30% restante sono delle formiche che puliscono l'ambiente. Nel caso delle api, invece, come ben sapete, sono perfettamente organizzate. Una delle strutture archetipiche della perfezione è quella dell'alveare, dove troviamo la regina, che è diploide, fertile, ovviamente donna, e poi ovviamente conserva le uova, e soprattutto è il sogno di molti umani, è silenziosa, per essere una donna una grande eccezione. Poi abbiamo le lavoratrici, che sono diploidi, femmine, donne, ovviamente note per la loro attività, e poi abbiamo i droni, che sono aploidi, maschi e inutili tranne per il sesso. Sono delle correlazioni incredibili che possiamo trovare. Linguaggi e segni e simboli che ovviamente, Francesca, non lo sapevi che i droni erano inutili? Lo sono. Sono linguaggi che per me sono di alto significato. Questa è, conoscete tutti questa perfezione dal punto di vista fisico, è di Dirac, premio Nobel per la fisica nel 1933, che ci dice: se due sistemi interagiscono tra loro per un certo tipo di tempo e poi vengono separati, non possono essere più descritti come due sistemi distinti, ma in qualche modo diventano un unico sistema. In altri termini, quello che accade a uno di loro continua a influenzare l'altro, anche se distante chilometri e anni luce. Questa è la formula della bellezza. Cioè, il problema di Dirac, guarda, un personaggio fantastico, se vi troverete a leggerlo, è anche alquanto divertente, non poco divertente, ci indica una strada che è quella proprio della necessità di immaginare che nel momento in cui c'è una contaminazione, è anche un po' il principio dell'amore, è quello della contaminazione, ma noi come abbiamo potuto fare tutto questo? Poi ne parlerà Mariella meglio di me. Siamo arrivati a questo incontro dell'uomo e la natura, che non possiamo studiare in maniera separata, o meglio, possiamo studiare la natura senza l'uomo, ma non possiamo studiare, come dicono i nostri colleghi Aglietti e Padovan, non possiamo studiare l'uomo senza la natura. E questo principio della bellezza si affievolisce notevolmente se ripensiamo alla struttura sociale delle nostre società. Povero il nostro premio Nobel, se avesse pensato che nella bellezza dell'unione, della fusione, dell'incontro tra questi due mondi dovevamo arrivare ad una tragedia così importante, avrebbe dovuto immaginare anche la formula della bruttezza e non solo quella della bellezza.
Su questo scenario ovviamente si muove quello che è il più importante punto di riferimento, andrò un po' veloce, che è quella del Club di Roma del 1972, in cui questi, tra cui ovviamente vi ricorderete Peccei, ma molti altri studiosi, scienziati, industriali, si mettono insieme per riflettere su cosa o come, questa è ancora una domanda di tipo meramente economico, se i beni e quello che sono le materie a disposizione del pianeta possono essere sufficienti per lo sviluppo umano. La risposta la commissionano al MIT di Boston e chiedono appunto di indagare The Limits of Growth. Le risposte le conosciamo, si comincia ad evidenziare la necessità di porre dei limiti alla crescita umana. E che ci sono questi indicatori che vengono utilizzati, sono per lo più degli indicatori che con questi vecchi macchinari vengono elaborati, ma che ad un certo punto vacillano, non saranno tutti quanti ben posizionati. Qualcuno sì, tipo l'indicatore sul traffico corrisponde perfettamente alla crescita esponenziale che ha avuto, ma anche quello sull'evoluzione della popolazione. Vuoi aggiungere qualcosa, Mariella? Fermami quando vuoi. Sì, procedi e poi io mi innesto. Va bene. Quindi nel 1987, diciamo anche sulla scia di questo percorso, lo mettiamo insieme perché non lo ritengo scisso, viene pubblicato il rapporto Burtland. Ricordiamo che era il primo ministro norvegese, se non erro, Mariella, ricordo se svedese. Sì, sì, no, è norvegese, Gro Harlem Brundtland, sì. Che è appunto una donna e che introduce questo concetto appunto di non esaurire risorse a disposizione del pianeta per non danneggiare le generazioni future. E quindi qua c'è un altro elemento importantissimo, che è quello che chiediamo oggi, tra l'altro, ovvero il patto tra le generazioni, questa giustizia sociale che si deve collegare ovviamente alla continuità generazionale. E viene introdotto questo concetto anche dal WHO, dalla Commissione sull'ambiente e lo sviluppo, dalla Commissione Rockefeller, e arrivo rapidamente, ovviamente facendo un salto pazzesco, saltiamo la conferenza di Stoccolma, la conferenza di Rio, la conferenza sui millenni, eccetera. E arriviamo alla 2015, in cui dopo aver fallito le diverse proposte dei governi internazionali, ci poniamo il problema o il fenomeno dell'agenda di raggiungere, l'ONU si pone questo problema di ridefinire quelli che devono essere gli obiettivi del millennio e vengono così definiti 17 obiettivi corrisposti in 169 target e 250 e passa indicatori, cioè comunque dire degli elementi che ci aiutano ad orientare le nostre società. Come fanno adesso? Ovviamente io personalmente lavoro sul Goal 3, ad esempio, che è la buona salute. Qual è il target di riferimento? Ad esempio, ridurre la mortalità per le partorienti dell'almeno 10% annuo, perché ovviamente sappiamo che il tasso di mortalità, ad esempio, con i parti non è poi diminuito, è diminuito sì notevolmente, ma solo in alcune parti del mondo, mentre in molte altre è ancora sviluppato. Oppure promuovere la salute e la riduzione delle malattie cardiovascolari o la riduzione degli incidenti stradali. Questo è un goal che, pandemia permettendo, è andato abbastanza bene, ovvero non ha visto una decrescita disastrosa con la Covid. Però certo, sconfiggere la povertà oppure pace e giustizia, che il goal è 16, traballano abbastanza. Direi tanto. Quali sono i principi su cui si muove l'agenda dell'ONU? Sono i quattro pilastri, che sono economia, società, ambiente, istituzioni, che a loro volta si muovono su tre principi: integrazione, universalità e partecipazione. Questi temi, io vado molto avanti, nel senso che
mi auguro che voi veniate stavolta positivamente contaminati dalla curiosità, tanto che vi dovrà portare poi a pensare quali possono essere le 5 P della sostenibilità, che appunto sono gli elementi essenziali su cui si muove l'agenda dell'ONU. Quindi le persone, la prosperità, la pace, la partnership e il pianeta. Una valutazione complessiva particolarmente importante perché ci serve, non so se si vede niente, ovviamente come sempre succede, com'è la valutazione completa del nostro, complessiva del nostro paese. L'Italia, ci dice l'ASBIS, è in una condizione di non sostenibilità. Abbiamo delle debolezze recuperabili nel breve termine sul piano giuridico istituzionale, abbiamo mancanza di attuazione di strategie di legislazione già definite che consentirebbe di realizzare molti SDGs e abbiamo carenza di strategie fondamentali, e in questo ritengo che la vostra associazione sia di fondamentale importanza, perché le nostre carenze strategiche, perché non abbiamo competenze ad esempio sulla misurazione e valutazione, e troppo spesso questi percorsi sono obnubilati da altri fattori, no? Quindi abbiamo bisogno di una, dice l'ASVIS, di una visione sistemica che deve condurre a interventi contraddittori, spesso troppo focalizzati sul breve termine, quindi una visione di lungo termine. Qualcuno direbbe, come Enrico Berlinguer, che ci tengo a citare, avevamo bisogno, ed era una politica degli anni 70, di un lungo pensiero. Un lungo pensiero che portava le policy, in senso di strategie politiche, a poter pensare ad una società tra 20 anni, non una società a 2 giorni, perché ovviamente questo crea il dissesto della percezione e delle nostre possibilità. Vogliamo farle vedere dopo i dati, o Mariella? Penso che forse anche dopo, quando poi daranno un completamento alla parte più teorica. Sì. Va bene, quindi per dove ci collochiamo adesso? In questo discorso di cambiamento climatico ed energia, che sono i nostri gravissimi problemi in questo momento, che hanno generato povertà e disuguaglianze, l'amplificazione delle povertà e delle disuguaglianze, abbiamo bisogno di un'economia circolare. Vedremo l'auto esperienze sul territorio nazionale, mosse tra innovazione e lavoro, la possibilità di sviluppare il capitale umano e di fare un buon lavoro. Noi ci domandiamo spesso che il problema del lavoro sia sui net, il lavoro che manca per i giovani, ma in realtà manca anche il buon lavoro, la buona qualità lavorativa, che si deve estendere, questo principio di sostenibilità, fino a fare in modo che le persone possano stare bene mentre lavorano. Quindi non solo non vogliamo i morti sul lavoro, ma vogliamo anche persone felici. Per fare questo abbiamo bisogno anche di creare un metro di valutazione, perché ci consente, ovviamente non vorrei fare la figura della quantofrenica popperiana, però in qualche modo c'è un'ispirazione che ci aiuta ad orientare anche le istituzioni rispetto ai processi messi in atto. Io ripasso passo la parola a Mariella Nocenzi, e grazie. Grazie mille a te, Alessandra, per questa introduzione ad ampio raggio a 360 gradi su un tema che noi, come ovviamente il pubblico dei presenti e delle presenti, ha compreso anche sulla base delle introduzioni di Francesca Pia e di Nicola, ha compreso, noi affronteremo dal punto di vista prettamente sociologico, in particolare di sociologhe generali, cosiddette generali perché ci occupiamo sia per la parte teorica che quella metodologica di approntare definizioni, primi esperimenti e ovviamente strumentazione utile perché poi possa essere questo stesso bagaglio concettuale e metodologico applicato alle varie declinazioni argomentative, tematiche, possiamo dire subdisciplinari della sociologia. Nello specifico, anch'io vi vorrei condividere, ma non tanto per competere con Alessandra, ovviamente, la mia presentazione, quanto perché ai fini anche di una vostra utilizzazione successiva potrebbe essere utile comprendere
Quale apporto specifico possono dare due sociologhe generali cosiddette allo studio della sostenibilità così come presentata da Alessandra e quali elementi possono essere davvero condivisi per un'analisi transdisciplinare a partire appunto anche dalle expertise che voi rappresentate. E Alessandra, nello specifico, come potete vedere qui nella presentazione, abbiamo sviluppato questa nostra proposta sia teorica che di riflessione anche applicativa, come vedremo al termine della lezione, sulla sostenibilità, al termine di due percorsi di studio, ovviamente anche didattici, che sono partiti da ambiti molto specifici. Per Alessandra avete sentito appunto parlare di salute in particolare, e non solo, per quanto mi riguarda dalle vulnerabilità sociali legate ad alcuni gruppi specifici, i giovani in particolare, poi ovviamente i gruppi vulnerabilizzati, tra molte parentesi lo voglio dire, da tante virgolette, da fattori identificativi di genere, per arrivare tutte e due poi da percorsi, quindi vi dicevo, molto tematici, ad aggredire in qualche modo quello che è un problema che le scienze sociali hanno, cioè quello di studiare il cambiamento, che come vedremo fra poco è lo stato naturale della società, questo per gli scienziati sociali è acclarato, ma farlo con la giusta strumentazione, quando le trasformazioni che si propongono sono trasformazioni molto radicali, perché effettivamente il cambiamento è lo stato naturale della società, che noi abbiamo come oggetto di studio, ve l'ha appena rappresentato Alessandra, ma lo dobbiamo fare anche scientificamente con gli strumenti più adeguati. Quindi a partire dagli studi tematici che abbiamo intrapreso e all'interno di strutture come quelle accademiche che vi presentiamo, il Comitato di Ateneo per lo Sviluppo Sostenibile, tante altre strutture in cui Alessandra opera, io in particolare coordinando un osservatorio sostenibile a livello internazionale, abbiamo condotto alcuni studi di cui uno potrebbe essere oggi rilevante per condividere con voi gli esiti di questa nostra riflessione che approda alla sostenibilità e la interroga come possibile approccio di studio, che abbiamo contenuto in questo volume pubblicato da Springer nel 2020, noi ne siamo le curatrici, nel quale volume noi abbiamo, tolgo se possibile tutto questo apparato grafico che nasconde le slide, noi abbiamo tentato di fare che cosa? Di interrogarci sulla possibilità di assumere un nuovo paradigma di analisi del cambiamento sociale, del cambiamento della società nello specifico. Abbiamo operato, grazie alle riflessioni e agli studi tematici che avevamo condotto in precedenza, e abbiamo assunto almeno due elementi dei cambiamenti che stanno avvenendo tali per cui oggi possiamo parlare di un cambiamento radicale. Nello specifico, la trasformazione delle relazioni sociali, che appunto all'interno dello spazio sociale non vedono più solo ed esclusivamente il soggetto umano, l'uomo, quindi l'attore sociale, quindi la persona di cui abbiamo prima parlato, ma sempre più identità diverse, in particolare i non umani, che non sono più tanto solo prodotti dell'innovazione tecnologica, quindi del cambiamento tecnologico e ovviamente applicativo dell'uomo, ma sono identità diverse dall'uomo, spesso interagenti fra loro senza che la dimensione umana e sociale possa interferire. Quindi già questo elemento è fondamentale da acquisire per poter riformulare spesso i concetti definitori, certamente, ma anche gli strumenti di analisi, non solo per la sociologia, ma anche effettivamente guardando alle vostre expertise, anche capire quanto della valutazione debba considerare questo tipo di nuova composizione sociale, accanto alla quale, quella appunto degli elementi non umani presenti, abbiamo associato una sempre più diversa, adesso certamente del tutto trasformata, relazione fra natura e cultura, che non solo le presenze non umane, ma anche quanto, citava Alessandra, acquisizioni scientifiche come quelle del Club di Roma o della Commissione ONU con Gro Harlem Brundtland, sono sempre più evidenti, non solo per la nostra sopravvivenza, considerate che ieri abbiamo terminato
le risorse materiali che il pianeta ci offre per il nostro sviluppo, l'overshoot day, così viene definito, quindi alla lunga questa scadenza delle risorse disponibili sarà sempre più vicina all'inizio dell'anno e quindi avremo difficoltà ad adoperare le risorse per il nostro mantenimento. Ma assolutamente quello che è necessario, secondo punto, è che la scienza si adoperi con tutte le possibili sue potenzialità, a partire dall'aspetto, dicevamo, transdisciplinare sottolineato, essenzialmente però anche integrandosi con altre conoscenze. Il cambiamento è troppo radicale perché noi possiamo chiudere in una torre d'avorio la definizione degli strumenti metodologici e della definizione concettuale. Ne è un esempio, e lo certifichiamo molto bene all'interno di questa pubblicazione, il fatto che continuiamo in tutte le scienze a definire fatti sociali, oggetti di studio, premettendo prefissi o usando circonlocuzioni per utilizzare concetti e metodi che sono stati preparati, predisposti anche 100, 200 anni fa e adeguati ad una realtà che non è più osservabile e interpretabile con quegli stessi strumenti. Quindi è necessario anche per noi, e lo definiamo in tre parti di questo volume, ridefinire appunto, ricostruire meglio ancora la cassetta degli attrezzi a partire da una prospettiva teorica generale, che quindi l'analizzi e la valuti, lo voglio dire in termini impropri rispetto alle vostre conoscenze, quanto finora osservato. Osservi anche quali sono i presupposti che si possono porre per ridefinire metodologicamente, acquisendo per la prospettiva sostenibile il nostro oggetto di studio, e quindi capire come far interagire sia le conoscenze, le discipline, ma anche le diverse identità, per il nostro caso sociali, a partire da quella non umana. Specifica dell'oggetto sociale. Qui semplicemente una loro rappresentazioni sono autori non tutti sociologici, sebbene ce ne siano di prestigio, così come Franco Ferrarotti. Quindi già noi abbiamo tentato di operare una lettura transdisciplinare. Come vogliamo affrontare nel libro, ma anche nei nostri studi, questo specifico percorso di analisi? Non vi spaventate per l'articolazione e per il numero di slide, ovviamente potete guardare con estrema calma, ma qui prendiamo almeno 5 punti di riflessione e li ricollochiamo all'interno della nostra domanda conoscitiva generale. Quindi perché ci possono essere nuove prospettive di analisi, attraverso quali fattori e dimensioni dello studio sociologico? Individueremo questi fattori, e sono molto vicini anche a quelli che vengono posti all'attenzione del percorso valutativo, quindi in questo dialoghiamo molto bene, per arrivare poi a concludere attraverso l'esperienza della pandemia su quelle che possono essere le nuove sfide metodologiche per un'analisi sociale che definiremo anche intersezionale, un approccio multilivello ai fatti sociali, agli oggetti di analisi della scienza. Partendo dal primo nello specifico, quindi perché proprio la sociologia può darci uno stimolo come scienza di secondo livello a tutte le scienze sociali e alle altre per agire, certamente per il primo punto, uno dei tre fattori che vedremo, che è quello della relazionalità. Se la scienza sociologica studia e lo fa dalla più, possiamo dire, radicale cambiamento che abbiamo trascorso, osservato e vissuto nel passato, cioè quello dell'approntamento di una società moderna, lo facciamo appunto perché la sociologia, proprio nata con il radicale cambiamento della modernità, ha posto la sua attenzione certamente sul vivere collettivo orientato ad uno scopo comune, come vedremo fra poco, ma attenzionando nello specifico le relazioni sociali, dalle quali emergono gli elementi utili al cambiamento. Osservando i comportamenti di Kim Ba-Liang, diceva, degli uomini, io aggiungerei anche delle donne, ma noi dovremmo appunto anche aggiungere oggi di tutte le possibili diverse identità che generano con la loro diversità valore aggiunto e cambiamento.
Quindi la sociologia può mettere al proprio al servizio di questa analisi alcuni studi specifici. Qua in particolare vi volevo proporre con Alessandra quello che sinteticamente in termini di paradigmi ci hanno riservato alcune delle visioni sociali trascorse fino ad arrivare a quella più vicina a noi, che non vedete, è l'ultima sulla vostra destra e fa opportuno riferimento all'ecologia, visto che appunto noi stiamo orientandoci verso un paradigma che assuma la sostenibilità come riferimento. Ebbene, sia che andando a guardare le righe di questa struttura tabellare, sia che appunto noi guardiamo alla natura degli esseri umani, alla relazione di causa-effetto dei fatti sociali, di ciò che accade nella società, sia che andiamo a guardare come si costruisce l'agire degli individui all'interno della società e come si creano queste relazioni, fino ad arrivare a quali possono essere i limiti a questo tipo di azione nell'ambiente società, noi vediamo che si è passati gradualmente, scorrendo il nostro sguardo dalla sinistra verso destra, ad un modello tipico della modernità e del progresso senza limiti, in cui era fondamentale e centrale non solo la presenza dell'individuo e la sua azione di relazione con gli altri, ma essenzialmente la propria scelta, non contemperando limiti a questa scelta, perché le opportunità e le risorse disponibili potevano essere illimitate. È chiaro che alla luce di alcuni fatti storici, potrei citare il crollo di Wall Street, le due guerre mondiali e poi pian piano anche la crisi del welfare, ma per arrivare ai fatti storici a cui ha fatto riferimento Alessandra, Club di Roma ne parlava già con i primi grandi problemi imprevisionali rispetto allo sviluppo dell'uomo, arrivando fino alle catastrofi anche ambientali della fine del secolo scorso, Bhopal, Chernobyl, eccetera, siamo approdati a paradigmi che limitano il human exemptionalist paradigm, questa estrema fiducia nel progresso e l'ascensionalità delle evoluzioni e dei cambiamenti, quindi cambiamenti non solo combinando aspetti negativi e positivi vanno verso una direttrice positiva, che quindi non mette né limiti né tantomeno non condizionamenti all'azione, neanche la sua valutazione e miglioramento, per arrivare poi appunto a un paradigma che Catton e Dunlap già negli anni 90 quale al contrario noi abbiamo conseguenze imprevedibili di questi cambiamenti che rendono impossibile all'uomo, senza una seria valutazione delle proprie azioni, un'azione che sia indipendente dalle altre azioni. E questo ovviamente all'interno dello schema sociologico, oltre che lo pone alla sfida di questi cambiamenti, pone molte domande anche alle scienze sociali rispetto a quello che è lo stato normale del mutamento nella società, nello specifico, quale non lo è più, e non lo è più all'interno anche di questo schema particolare che racchiude in qualche modo le determinazioni dei fatti sociali, per cui rispetto ad un bisogno emergente individuale o collettivo, pensate alla società, l'azione viene disciplinata verso la realizzazione dello scopo collettivo, quindi la soddisfazione migliore dei bisogni individuali e collettivi, dando valore a ciò che quel tipo di bisogno vede realizzato. Pensate appunto ai bisogni naturali e fondamentali, al valore che possono avere le risorse, acqua, terra, per la soddisfazione per esempio di un bisogno fondamentale come quello alimentare, ma questo per traslato a tutti gli altri, a tutte le altre componenti e risorse fondamentali per la soddisfazione dei bisogni e l'equilibrio, l'ordine sociale che se ne consegue con questa soddisfazione. Ovviamente la regolamentazione dei comportamenti per il miglior raggiungimento dello scopo, quindi la soddisfazione del bisogno, dà vita a una serie di norme che possono essere di prassi pragmatiche o
strutturate, quindi formalizzate, all'interno delle quali noi certo troviamo sistemi sanzionatori, certo doveri, ma anche diritti. Ecco, nel termine diritto, associando appunto i nostri comportamenti e il nostro essere in società che non hanno più un mutamento solo positivo e non hanno più solo risorse illimitate perché questi comportamenti a soddisfazione dei bisogni siano non regolati, noi dobbiamo sempre più andare ad inserire elementi culturali che accettino e accolgano quanto abbiamo visto rispetto al tema della New Ecological Paradigm, così come osservato in precedenza. Per la sociologia tutto ciò sarebbe facile, ma anche per le scienze sociali che da sempre guardano alle trasformazioni delle azioni sociali che soddisfano i bisogni fondamentali e mantengano l'ordine sociale anche quando quell'ordine per i conflittualisti, che sono una delle correnti di studio della società, quell'ordine è dato dal continuo conflitto. Ecco, che sia un conflitto perché le azioni non si coordinano fra loro o che si marci con regole comuni a soddisfare i bisogni fondamentali e a razionalizzare l'uso delle risorse in modo fondamentale per tutti e sufficiente almeno, le scienze sociali guardano a tanti elementi caratterizzanti il cambiamento, vedete la rapidità, la portata, quanto è governabile questo cambiamento. E quindi effettivamente l'impatto che può aver avuto l'acquisizione di un paradigma diverso per osservare la società ha accennato e poi ha reso sempre più evidente, l'avete visto con New Ecological Paradigm, come questo cambiamento non solo non sia lineare, ma possa portare anche regresso e non progresso, affidando a chi le scelte fondamentali? Ha sempre all'individuo spesso che si trova più opzioni e rispetto a queste può scegliere solo sulla base di conoscenze che spesso non ha, e alle istituzioni, in particolare quelle che producono conoscenze e scienza, che dovrebbero orientare e supportare queste scelte. Quindi è una doppia sfida che avviene per le scienze sociali, qui abbiamo ovviamente la stessa strutturazione che abbiamo visto per la slide precedente che ripropone il concetto di scelta, e che per le scienze sociali diventa sfidante proprio per capire come studiare il cambiamento e come fornire elementi di orientamento di quello stesso cambiamento. Noi proponiamo di guardare ad almeno tre dimensioni, a quella delle relazioni che abbiamo visto fondante, la scienza sociale sempre lo è ancora, anche quelle di tempo e spazio. Qui vi abbiamo proposto varie slide che vi sollecitano non solo l'importanza, visto che noi parliamo di Novacene, ma anche nell'era che dovrebbe precederlo, nell'Antropocene, l'importanza di questi tre fattori e la loro integrazione. Basta guardare come tempo, spazio e relazioni si modificano nello spazio complessivo del pianeta di cui disponiamo. Bastano le luci a concentrare certe aree specifiche nel pianeta della densità sociale. Come cambia il tempo e lo spazio che occupiamo nella storia di evoluzione delle ere, visto che parliamo di Novacene. Noi siamo l'ultimo tratto lì in fondo di un'evoluzione che è stata per tempi, spazi e relazioni di soggetti che hanno abitato il pianeta più lenta, meno invadente e invasiva dei tempi e degli spazi, si è spiegata in relazioni, e abbiamo prospettive delle relazioni che ci saranno nei tempi anche prossimi, vedete, stime al 2050, e in spazi, quelli di aree in cui la densità sociale è particolarmente evoluta, che sono piuttosto significative. Guardate solamente i dati di quale sarà la composizione della popolazione per tasso di fertilità semplicemente nei prossimi decenni. Quindi il cambiamento è certamente rapido ed interesserà nello specifico aree che sono aree urbane, sempre più quelle urbane in catalizzazione di presenza in certi spazi, dove appunto i tempi e poi le relazioni sono del tipo che noi dobbiamo osservare, non certamente del tipo lentamente evoluto, si vedete, nelle civiltà trascorse. Qui passiamo dalla struttura
del castrum romano a una città moderna, che pure costituiva un grande elemento di variazione su cui i sociologi si sono sperimentati e addirittura sono stati per la prima volta riconosciuti come studiosi dello spazio sociale negli ambiti urbani. Ma sarà, non ve lo propongo qui perché è un po' lungo questo video, un po' lo spazio che si trasforma, come nel time-lapse di New York si vede, salendo un ipotetico ascensore, partendo dalle origini di New York nel XVI secolo, arrivando ad oggi all'altezza del più alto grattacielo che c'è ora nella città, vedere quale tipo di evoluzione ha indotto l'uomo agli spazi urbani, rivoluzionando direi anche i tempi e anche le proprie relazioni. Peraltro, se ritorniamo al termine delle risorse, studi, qui ne presentiamo uno fra i tanti, quello dello Stockholm Resilience Center, ci dicono che tempo e spazio e relazioni presiedono anche alla determinazione di quelli che possono essere i limiti dello sviluppo, quindi tornando alla concezione di precedentemente offerta dai paradigmi che abbiamo messo a confronto. E se leggete appunto nella parte più esterna di questa struttura circolare quali sono i rischi che corriamo non commisurando tempi e spazio dello sviluppo che noi abbiamo, non commisurando i tempi, ci rendiamo conto, questa era un'immagine del 2020, a quale grado di rischio stesso arriveranno le stesse dimensioni dello sviluppo e del cambiamento, le stesse peraltro che una studiosa, peraltro un'economista, quindi rimaniamo nelle scienze sociali, come Kate Raworth, in una ormai nota teoria, quella della ciambella, ripropone, mettendo a confronto le risorse che abbiamo all'interno di quella ciambella, vedete, risorse che non sono solo materiali, ma anche di servizio, la salute o di condizione sociale, la gender equality, e ciò che rischiamo se andiamo oltre una definizione di tempi, spazi e relazioni che operino su quelle risorse nella parte centrale della ciambella in modo non, possiamo dire adesso non razionale, ma non funzionale al mantenimento di uno spazio sociale, il safe just space, che l'umanità dovrebbe appunto preservare per avere uno sviluppo che sia sostenibile. Quindi si parla in qualche modo di un nuovo paradigma di scienze sociali che può essere certamente rappresentato dalla sostenibilità, se assumiamo i limiti dello sviluppo che già direi anche 30 anni fa alcuni studiosi delle scienze sociali ponevano, non solo Catton e Dunlap con il loro paradigma, ma se guardiamo bene anche quando si parlava del rischio locale e globale con Beck, con Bauman, o delle relazioni sociali nella Net Society con Castells, noi avevamo già chiaro, adesso lo viviamo anche in maniera più diretta, quale sia l'importanza della riformulazione dei tempi e degli spazi di vita e anche delle relazioni sulla base anche delle nuove presenze, che può darci una migliore governabilità del cambiamento che stiamo vivendo, sia a livello ovviamente macro, ma anche e soprattutto a livello micro, visto che parlavamo prima di politiche sociali particolari. Cosa che viene suggerita ovviamente negli spazi urbani, vedete che dopo domani, praticamente nel 2030, alcuni spazi urbani avranno necessità di regolamentare il cambiamento gestendo fino a 40 milioni fino a quasi 40 milioni di abitanti all'interno dei loro spazi e delle loro relazioni, servendosi di strumenti che certamente operano in senso sostenibile, ma che devono assolutamente riformulare paradigmi o strumenti, anche riformulare, riadattare strumenti che già in termini sostenibili non più di 30 anni fa, per esempio la carta di Aalborg suggeriva, proprio perché conosceva prevedeva meglio ancora lo sviluppo che si sarebbe avuto all'interno degli spazi e dei tempi, per esempio delle città, e aveva già la consapevolezza che i limiti di questo sviluppo non potevano essere quelli ereditati da un paradigma più che altro moderno. È quello che un po' fa l'Agenda 2030, a cui ha fatto riferimento nel video dell'ASVIS Alessandra, è anche ritornata a parlare dell'obiettivo 3 della salute, nello specifico dell'obiettivo 11, anche andando a leggere le sottoarticolazioni, vediamo come
questo sia un po' un modello, possiamo dirlo, un paradigma di sviluppo che l'Agenda 2030 propone proprio a partire da questo specifico assunto. Tempo, spazio, relazione come fattore di analisi del cambiamento e anche analisi operativa delle politiche, tenendo in considerazione che gran parte degli obiettivi assunti dall'Agenda 2030 sperimentano fra loro, e questo è molto importante sottolinearlo, così come vedete per gli autori della fonte citata, anche dei trade-off. Noi dobbiamo avere ben in mente che questi obiettivi non sono linearmente legati ad un paradigma di sviluppo, ma presentano, più prima ancora di rappresentare, presentano fra loro tempi di realizzazione che sono spesso in contrasto, obiettivi che possono essere solo con una combinazione di elementi e una seria valutazione delle condizioni specifiche dell'oggetto di studio, per esempio una località, un processo organizzativo, posti in evidenza. Quindi l'Agenda 2030 non diventa tanto, ecco, come per gli spazi urbani post-organici, una ricetta salvifica, come tanti la ritengono, e soprattutto facilmente implementabile in quella che è la soft law, cioè legge o regolamenti che poi non hanno un'effettiva applicazione, quanto è fondamentale invece proprio per dare delle linee guida entro le quali sviluppare strumenti soprattutto di valutazione che sono utili per realtà specifiche, per il loro adeguamento in quello che è un framework più generale, nel quale ovviamente, proprio per essere più funzionale, è assolutamente necessario come strumento acquisito quello della presenza di più soggetti, di più expertise a più livello, quindi è per questo un'analisi multilivello, qui viene definita interdisciplinare in termini inglesi, ma che noi definiamo transdisciplinare, con tutte le difficoltà che un processo di discussione, dimostrazione, condivisione con il brainstorming propone, a partire già dal parlare un linguaggio comune. E questo è un ultimo elemento che proponiamo alla vostra attenzione, emerso in particolare dopo l'esperienza pandemica. Qui c'è un video molto evocativo su quello che è stata la trasformazione sociale in termini pandemici. Qui più nello specifico invece vediamo che la stessa pandemia ha evidenziato, rispetto alle dimensioni temporali, spaziali e relazionali, senza andare in dettaglio perché le abbiamo sperimentate noi stessi nella nostra quotidianità, trasformazioni tali, in questo caso sia in termini individuali che collettive, addirittura globali, che richiedono assolutamente sia un intervento mirato, specifico sull'oggetto di analisi, ma anche l'assunzione di un diverso framework di analisi specifica, anche di interpretazione. E questo ovviamente parte dalla determinazione del peso e dell'attribuzione di senso che ha la conoscenza rispetto all'informazione, quindi alla fonte, così come la stessa Brundtland, che dopo aver fatto la commissaria per l'ONU ora dirige questo noto istituto che analizza ogni anno con un report particolare le emergenze sanitarie, già nel 2018 prefigurava lo scenario che abbiamo, quindi la scienza ci può dare strumenti utili per poter aggredire ancora di più il cambiamento in termini funzionali, come vi dicevamo. Ma ciò che è più importante per la scienza è anche autodefinirsi, ridefinirsi rispetto a un'esperienza come quella pandemica, che già nel 2018, vi dicevamo, veniva anticipata. Chiudo questa analisi insieme ad Alessandra, proponendovi almeno 5 elementi scientificamente rilevanti che possono dirci che il cambio di paradigma ormai è in atto, se non è già avvenuto, e che condizioni particolari che noi definiamo emergenze, ma che ormai sono in sé endemiche, quindi non rappresentano né più neanche imprevedibilità, come dimostra la Brundtland, ma come dimostrano anche tanti altri studi, offrono alla nostra analisi. Questi sono 5 principi della scienza che sono stati controvertiti. L'evidence-based medicine, per cui le decisioni assunte dal punto di vista
politico, se volete, alimentato dalla scienza, si basano su evidenze scientifiche. C'erano evidenze scientifiche specifiche rispetto alla pandemia, tali per cui potevano essere prese decisioni da ciò confortate? No, spesso non avevamo evidenze perché la scienza procedeva e la politica accanto rispetto all'evoluzione continua, che la scienza non poteva basare essenzialmente solo, come la medicina fa, sulla certezza della prova. Non si poteva neanche assumere in sé un vero e proprio principio di precauzione, cioè quelle azioni che prevengono un rischio incerto per la salute, perché qui il rischio era certo, e non solo perché ce lo certificavano i report di cui parlavamo prima, ma perché avevamo molte indicazioni utili in tal senso e l'incertezza magari caratterizzava le forme per intervenire su quel tipo di rischio, ma non il rischio in sé, e quindi si parla di un principio di precauzione all'inverso rispetto alla pandemia. Il consenso scientifico, sulla base del quale la scienza emette non un responso, lo sappiamo bene, ma molti, visto le opzioni di scelta, è un consenso che si è basato spesso su condizioni e posizioni talmente opposte, l'abbiamo visto nei media, ma anche abbiamo avuto la fortuna di leggere dei report, per cui il consenso in realtà non c'è stato, e neanche un dibattito che fosse sano e costruttivo non c'è stato sempre da parte della scienza. Quindi la scienza non ha potuto contare pienamente sul consenso alla sua base, e neanche in qualche modo a orientare l'azione pubblica, se non con comitati ad hoc costruiti soprattutto dai decisori politici, che avevano necessità di evidenze, di risultati per poter poi procedere, e quindi avere, a proposito di Agenda 2030 e trade-off, la difficoltà dell'opzione di scelta su conoscenze non consolidate rispetto a quello che poteva dire un gruppo selezionato di esperti scienziati. A loro volta, ovviamente, punto ultimo, basavano la loro conoscenza e quindi la stessa comunicazione rispetto alla scienza attraverso strumenti di verifica, se vogliamo così chiamarla, di attestazione dei propri risultati, che non erano quelli di lungo termine consolidati. Addirittura, vedete, si parla spesso di preprint article, cioè di risultati non consolidati ma che venivano subito implementati in un percorso, non so, di produzione di un farmaco o di un vaccino. Quindi il codice di condotta etico della scienza è stato più volte diversamente disatteso. Tutte queste condizioni portano a formule delle più varie, per esempio a riproporre l'importanza della citizen science in tutti i termini, quindi nell'acquisizione anche di conoscenze non accademiche da affiancare a quelle più espressamente laboratorialmente consolidate. Noi saremo anche del parere, questo è il punto conclusivo che apre ad una maggiore, ad una funzionale collaborazione fra la sociologia e gli strumenti di valutazione, l'approntamento di un approccio intersezionale che sia davvero efficace. In primis perché consente, proprio andando a guardare le pratiche, quindi le relazioni tra individui e la loro distanza rispetto alle risorse che danno maggior soddisfazione dei bisogni, una utile acquisizione di dati che l'approccio intersezionale, anche applicato, vedete, a contesti particolari come quelli più vicini ai temi della sostenibilità, per esempio l'environmental justice, consentano sia la transdisciplinarietà, quindi l'acquisizione di più elementi utili da evidenze scientifiche, anche favorendo l'acquisizione di linguaggi, se non unici, comunque interscambiabili tra le discipline, ma anche, questo è l'elemento che potrebbe essere molto ancora più vicino alle vostre expertise, anche l'opportunità di operare analisi multilivello, che per l'intersezionalità sono ai diversi livelli di accesso alle risorse che danno potere, ma ovviamente, come noi ben possiamo comprendere, in una società che intendiamo si possa sviluppare in modo sostenibile, possano proporre quello che 30 anni fa, teoricamente, parlando di rischio e di
diversa localizzazione del rischio fino alla glocalizzazione del rischio, ovviamente oggi noi vediamo essere utile per assumere decisioni fondamentali per le politiche sociali. Da qui seguono tutta una serie di osservazioni che noi vi lasciamo rispetto all'intersezione multilivello, anche qualche caso di studio come quelli svedesi sulle analisi multilivello, ma ciò che ci premeva con Alessandra mettervi a disposizione sono due slide in cui abbiamo raccolto le references, quindi delle fonti specifiche bibliografiche che noi abbiamo utilizzato per le slide, ma che mettiamo anche a disposizione per ulteriori approfondimenti. Oltre al fatto che siamo anche a vostra disposizione via mail rispetto a qualsiasi domanda e necessità di approfondimento. Grazie. Ho visto, vedo Francesca. Grazie a voi. Allora, io confesso, scusate, apro un attimo, faccio prima una piccola introduzione. Io confesso che ho preso tanti appunti. E quindi avete, l'intento era creare stimolo. Io credo che ci siete perfettamente riuscite, sia per quelli che oggi sono qui, sia anche per quelli che saranno in differita. So che vedranno la live e vedranno il webinar in differita, sono sicura di questo. Ovviamente se ci date, insomma, siamo un po' in ritardo rispetto alla linea che dobbiamo seguire, perché noi al massimo 18:40 dobbiamo chiudere, però vi chiedo comunque se ci sono domande o se ci sono appunti o riflessioni di farle. Però Nicola, ti rubo un attimo, so che avevamo concordato che avresti un po' commentato, però io ho bisogno di dare due riflessioni a voce alta, no? Magari, ecco, bacchettatemi anche se sto dicendo baggianate. Sono contenta anche che c'è Marina qui, perché Marina è un'esperta, insomma, di politiche sociali, un'esperta di programmazione e quindi di servizio sociale, e quindi, ecco, ci può dare anche un contributo. Allora, io mi viene in mente di farvi un attimo... Veramente sono 5 fogli di appunti che ho preso, quindi è tanta roba, quindi vorrei ecco, spremervi come due limoni, però dico un po' quello che mi è venuto in mente, quello che ho evidenziato subito. Intanto io sono d'accordo con l'analisi che ha fatto Alessandra sul discorso che tra una disciplina e l'altra si creano appunto a volte dei gap, no? Cioè si creano dei vuoti. E questi vuoti, una mia riflessione, in realtà noi come comunità scientifica, come comunità di studiosi, non esperti in valutazione, ma in genere, no? Facciamo ancora tanta fatica creare dei link tra discipline, e questo a volte crea questi vuoti che si vengono a creare, generano anche delle confusioni. Voglio fare un esempio molto pratico. Parliamo di sostenibilità, e ditemi se sto sbagliando, perché io non sono un'esperta del tema. Parliamo di sostenibilità, parliamo di innovazione sociale, parliamo di policy, parliamo di governance, parliamo di governance, però fondamentalmente... ci sono delle linee di conduzione tra i temi, ma facciamo fatica a creare una organicità. Non so se mi sono spiegata, però spesso si crea che ognuno sulla sostenibilità, abbiamo gli studi urbanistici che danno una loro definizione. Abbiamo ad esempio anche la rete degli psicologi, abbiamo la rete del management, abbiamo la rete, insomma, di coloro che si occupano di creatività, eppure facciamo difficoltà a creare definizione codificabile. Ecco, questo mi viene in mente, cioè che vada bene per tutti. E questo si scontra un pochettino con quello che ci ha raccontato un po' Alessandra, no? E ha fatto anche
Mariella, cioè vediamo che ci sono delle basi solide e comunque non è tanto una disciplina nuova, si comincia a parlare del tema già da tanto tempo, già da quando ci sono state delle trasformazioni con le politiche di welfare dagli anni 70 in poi, eppure adesso sembra che sia tutto nuovo, sia tutto innovativo, sia tutto insomma come se stessimo scoprendo qualcosa ora, quando in realtà c'è delle basi solide sia dal punto di vista sociologico ma anche per i saperi empirici. Quindi questa era la prima riflessione che volevo fare. La seconda è questa. Parliamo di sostenibilità, parliamo di responsabilità accademica rispetto a questo tema, perché noi abbiamo una responsabilità. Io questo lo dico continuamente, se guardate tutti i webinar. Credo che ci sia qualcuno che ha aperto l'audio. Abbiamo una responsabilità quando noi affrontiamo un tema. Quello che però come sociologi e come valutatori forse ci manca è la capacità di contribuire a fare acquisire una consapevolezza sul tema. È un tema che ha tanti livelli di comunicazione, dai media ai... possiamo spaziare, però manca la capacità, e questo come accademici dobbiamo un attimo riflettere, sulla consapevolezza del tema, perché fino a quando il tema della sostenibilità rimane un tema chiuso nei banchi accademici, chiuso però nei banchi solo di pochi esperti, ma non c'è un cambiamento, non c'è una reale trasformazione nella società civile, io credo che, o comunque ancora lenta questa trasformazione nella società civile, io credo che forse siamo ancora molto lontani, ma molto, dal concetto anche un po' di che cos'è poi un welfare responsabile, cioè diamo responsabilità ai temi di cui ci stiamo occupando. L'altro invece è aspetto che... adesso mi fermo qua, perché poi lì entrerei su tutto un altro... su un altro approccio verso, cioè mi viene uno stimolo verso l'approccio intersezionale. Allora io voglio fare solo un appunto su questo. Mi piace il discorso, e ovviamente credo che tutti qui noi condividiamo il discorso del transdisciplinare, del multilivello, perché ovviamente, come già dicevo all'inizio, quando parliamo di temi così importanti sulle politiche sociali, ovviamente necessitano di co-costruzione, ok? E quindi c'è il transdisciplinare e il multilivello, però il contributo che può dare la valutazione, su questo chiedo anche magari supporto agli altri colleghi, la valutazione non è qualcosa che è al di fuori dei processi di trasformazione. La valutazione oramai è sdoganata dal concetto diamo un'espressione di giudizio, diamo una misurazione e un giudizio. Siamo molto lontani. Noi, il ruolo della valutazione è accompagnare i cambiamenti e ovviamente guidare questi cambiamenti. Credo che questo sia uno sforzo che dovremmo imparare a fare sia dal punto di vista metodologico, perché probabilmente ci manca un po' questo aspetto metodologico, no? Imparare a saper utilizzare gli strumenti valutativi per accompagnare dei cambiamenti, ma anche come restituzione alla comunità scientifica. Non so se sono stata chiara o se ho creato confusione, però davvero avete dato talmente tanti di quei stimoli che io ho cominciato a scrivere e adesso in questo momento ho evidenziato questi e volevo insomma avere un vostro parere, un vostro riscontro. Poi non so se Marina, Carla, insomma Nicola, ecco, avete altri spunti da darci o altre riflessioni. Io... ho rubato tempo, chiedo scusa. Io posso parlare io? Non so se sto parlando. Certo Marina, sì, certo. Sì, grazie. Allora, volevo dire che intanto ringrazio le relatrici che ci hanno arricchito e dato tante indicazioni che poi leggeremo in parere e capiremo con più tempo. Volevo dire questo, che all'inizio sono stata piacevolmente stupita da sentire un approccio, un taglio che privilegiava la dimensione sociale rispetto alle altre due dimensioni, quella economica e quella ambientale. Quella ambientale soprattutto prende più spazio perché siamo al punto in cui la consapevolezza
del disagio e del disastro, anzi ambientale, è molto più diffusa. Però finalmente qua ho sentito parlare di attenzione al welfare, attenzione ai gruppi vulnerabili, cioè si partiva come se il sociale fosse centrale. In realtà la mia perplessità è questa, che gli obiettivi di sviluppo sostenibile si basano sull'idea di integrare i tre pilastri. Però questa integrazione dei tre pilastri procede a fatica, cioè mentre in questo gruppo c'era una grande sensibilità all'attenzione alla dimensione sociale, che mi ha appunto molto consolato, e quando faccio altre letture, in altre occasioni, sento una maggiore attenzione a quella economica, lo sappiamo da sempre. Ma diciamo, lo spostamento mi sembra che sia passato dall'economico in primo luogo, no? Il miglioramento in termini di progresso economico, di valori appunto di questo tipo, a miglioramento che considera anche che fa sviluppare l'economia tenendo conto dell'ambiente. Il sociale rimane un pochino più in fondo. Il tentativo di valutazione che si è fatto, mi sembra, quello che ho potuto cogliere io lavorando più nell'area della cooperazione, nell'area della cooperazione allo sviluppo, è un tentativo di valutazione che mette in relazione più di un obiettivo oppure più di un target, a due, a tre, non di più. E devo dire che l'obiettivo 5, che mi interessava di più perché è quello che riguarda l'uguaglianza di genere e l'empowerment anche, è quello che nelle dichiarazioni dell'agenda, di tanti altri documenti, è considerato centrale, fondamentale per raggiungere tutti gli altri. Se non si fa questo non si raggiungono gli altri. E poi una profonda verità viene poi sostenuto da studi. Nel concreto, quando si guardano questi, si guardano degli esempi di lavori, si vede che è considerato invece, è quello meno in vista, meno considerato nel rapporto con gli altri. Quindi questa situazione mi sembra abbastanza preoccupante. La valutazione si sta muovendo per considerare l'approccio intersezionale e la complessità. E anche il discorso che avete fatto della trasformazione. Patton ha detto che la valutazione, se deve valutare la trasformazione, deve essere essa stessa trasformativa. Come questo avviene ancora non si sa. Insistono tutti dicendo pluralità di metodi contemporaneamente di tutti i tipi, d'accordo, composizione dei team di valutatori con molte competenze molto differenziate e cose di questo tipo che mi sembrano comunque ancora abbastanza generiche. Però c'è un grande sforzo su questo, ma ho l'impressione che nel settore che vi interessa, del sociale, mi sembra di aver letto poco, forse qualcosa sull'educazione, che considera appunto che si impegna a fare delle valutazioni che considerano più dimensioni, le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile. La mia impressione è che queste tre dimensioni si stiano un po' perdendo e siamo già a una dichiarazione da parte appunto degli organismi delle Nazioni Unite, siccome dobbiamo recuperare il tempo perduto, il 2030 sta arrivando, hanno lanciato il decennio di rilancio, adesso non ricordo l'espressione inglese, di rilancio per accelerare questi obiettivi che non stiamo raggiungendo. Ho detto forse troppe cose, però credo che siano chiare. Posso partire da Marina, perché ha toccato una corda necessariamente anche di una bellissima provocazione, grazie, perché in questo paese soprattutto manca il coraggio del cambiamento, perché alla fine di tutte le belle proposte poi diciamo sempre però le cose vanno così. E nessuno ha il coraggio di prendere in mano una situazione che possa essere quella di un banale cambiamento, di valutazione di ogni processo, perché di fronte alla valutazione del processo crollerebbero tantissime sedie. E questo lo vediamo tutti i momenti. Di fronte al processo di innovazione, le comunità, e questo lo sappiamo perché siamo sociologi, ma anche ce lo insegna la psicologia sociale, di fronte al cambiamento, noi avvertiamo più facilmente un processo di paura sociale, di costruzione delle certezze, decostruzione alla Derrida,
decostruiamo le certezze dell'individuo di fronte a qualunque forma di cambiamento, per cui ci si chiude e si reiterano comportamenti erronei che possano essere più banali, come prendere sempre l'automobile, adesso faccio proprio cose banalissime, al non introdurre dei processi di valutazione, di modellizzazione adeguatamente comparata alla necessità di un reale cambiamento alla sostenibilità. Mi permetto di dire questo perché abbiamo difficoltà della quotidianità, mettere la lampadina all'interno dei ministeri che possa essere, togliere il neon e mettere la lampada, o dare nelle strutture della nostra bella penisola in maniera stratificata le stesse opportunità. Ma dico, visto che il nostro obiettivo è partecipazione e inclusione, per esempio, le dico, cara Marina, noi abbiamo fatto un progetto durante la pandemia, anzi durante la sindemia da Covid, perché è un processo di tipo patologico che, come ci ricorda Singer, dal 2009 ha amplificato le strutture dell'estrema povertà, quindi di malattie della povertà, tanto da aver ampliato fortemente la rete delle disuguaglianze, queste sia per gli autoctoni che per persone in stato di vulnerabilità sociale come gli stranieri. Noi abbiamo fatto un progetto con l'Università di Cassino e l'ASL di Frosinone e ci siamo rivolti, ve la faccio molto breve però ve la voglio raccontare perché l'elemento di inclusione significa questo. Noi ci siamo posti immediatamente in ascolto, in azione nei confronti delle persone che vivono nei centri di accoglienza, di sistema integrato di accoglienza della provincia, con alcune realtà, ovviamente non tutte, e abbiamo fatto degli interventi volti a intercettare le possibili paure, ridurre la stigmatizzazione, ampliare i livelli di capacità di utilizzo dei sistemi di protezione individuale da tutela da SARS-CoV-2. Bene, cara Marina, abbiamo scoperto che l'integrazione, l'inclusione sociale è una regola ben precisa, che è quella del mettersi in discussione rispetto alle certezze, e prima di essere stati aiutati siamo stati noi operatori. Allora io lì ci ho letto l'inclusione, veramente ho toccato con mano cosa significava l'inclusione. Significa copartecipazione, significa in qualche modo renderci, come ovviamente non sono parole mie, ma sono di Julien o anche di Ben Chuhan, antifragili. Cioè fare in modo di, Taleb in particolar modo, l'antifragilità, cioè rendere i sistemi in grado di poter attutire i colpi di una variazione che proviene da una politica sociale del cambiamento che sia valutata. Cioè i principi su cui noi lavoriamo scientificamente sono quelli di avvalutatività, non pensando che la valutazione ovviamente è intesa come giudizio di valore e non come processo di analisi e di modellizzazione che ci consente invece un processo reale di innovazione. Quindi quando parliamo di inclusione, di tutela delle policy, dobbiamo pensare che non ci sono dei destinatari che hanno un passaporto piuttosto che un altro o un conto in banca diverso dal nostro. Dobbiamo pensarci in maniera che è la proposta dello sviluppo sostenibile, in maniera circolare. Cosa si chiama? Si parla di economia civile, economia circolare. Volevo invitavo anche a vedere il virtuoso esempio di Campi Bisenzio, perché ovviamente se parliamo di circolarità mettiamo in gioco tutte le persone nel contesto e non c'è una logica top down. Quindi lo sviluppo sostenibile in questo senso è proprio sviluppo del territorio e non crescita, e tra crescita e sviluppo c'è Giovannini che ha ampiamente dialogato su questi termini anche nel suo ultimo lavoro Le Utopie Sostenibili. Per quanto riguarda Francesca, cara mia, è lì che dobbiamo l'innovazione, sono sicura che sia la strada da seguire, ma è più facilmente mette paura che non crea appeal. Però in tutto questo vi dico, poi lascio parola a Mariella, perché so che ho pochissimi minuti, con Mariella Nocenzi stiamo organizzando un simposium sulla trasformazione sociale, in cui io vi invito a tutti, soprattutto a Marina che ci sarebbe veramente utile cortesemente, vi invitiamo a Gaeta dalle 9 del mattino del 3 di giugno al primo pomeriggio del 4 giugno al Castello di Gaeta. Faremo un incontro proprio per discutere
di questi temi, tema della trasformazione sociale, cambiamento climatico e sviluppo sostenibile in dialogo con e per il territorio. Grazie. Io piuttosto che prendere la parola lascerei a Nicola, a Francesca, se, visto che sono le 18 e 39, perché ho già parlato abbastanza. Poi se c'è tempo darei anche io delle mie risposte. No, no, procedi. Vai Marianna, vai. Aspetta, rapidamente, perché non vorrei appunto non ascoltare anche la vostra chiusura, le vostre osservazioni. Direi che questa della sostenibilità in primis non è una proposta disciplinare. Noi proponiamo il metodo transdisciplinare per parlare di sostenibilità, perché la sostenibilità può essere un approccio di analisi. E quindi se noi assumiamo questo approccio sia per le discipline, per farle dialogare fra loro per quanto è possibile e quanto è necessario, fra poco sarà doveroso, crediamo, e anche per assumere responsabilità, e giustamente delle istituzioni, come faceva appunto riferimento Francesca nelle sue riflessioni, allora noi abbiamo attuato il cambiamento. Quello che vogliamo sottolineare è che forse noi scienziati sociali tutti e anche gli esperti viviamo una sorta di bias. Cosa significa? Nella realtà questi mutamenti sono già in atto e in corso, noi abbiamo difficoltà a interpretarli proprio perché abbiamo gli strumenti e le metodologie errate per analizzarli. Quindi è vero quello che opportunamente, la ringrazio infinitamente, Marina sottolineava, è vero che ci sono gap di genere che non vengono opportunamente sottolineati, è vero assolutamente che le scadenze che ci proponiamo sono utopistiche, il 2030, ma questo è perché noi rincorriamo, un po' come fanno i giuristi, no? Quando scrivono una legge sulla base di un fatto sociale che si è affermato. Noi rincorriamo un mutamento che già avviene. Quindi la responsabilità vera che dobbiamo affermare è quella degli scienziati che si adoperino con gli strumenti giusti per poter leggere questi cambiamenti. E allora forse potranno dare anche indicazioni utili ai governanti. Vi faccio presente che dopo aver approntato uno strumento come quello del BES, solo dopo 8 anni il BES per alcuni degli indicatori è stato implementato nella legge finanziaria o come viene definita oggi. Quindi i tempi sono certamente lunghi, ma da qualche parte si dovrà pure cominciare. E credo che per far dialogare fra loro le discipline dobbiamo iniziare noi. Lo dico sempre ai miei colleghi ingegneri, ai miei colleghi biologi che hanno difficoltà a capire come un questionario possa dimostrare la percezione del rischio, l'idea che stiamo consumando carne e quindi stiamo inquinando il pianeta, non possa essere uno strumento valido, no? Perché sono magari delle percezioni o dei momenti di riflessione che non danno poi solidità a quel comportamento. Ebbene, forse proprio noi, proprio per le caratteristiche che le scienze sociali hanno e di cui parlavamo all'inizio, possiamo favorire questo interscambio linguistico tra scienze, unire la scienza, o meglio far dialogare la scienza con le altre forme di conoscenza, anche quelle esperte, in particolare la citizen science ce lo dice, e forse pian piano fertilizzare anche le istituzioni tutte. Per il genere pensiamo alla fertilizzazione di un'istituzione come quella del linguaggio, che così tanti problemi da oggi, tra schwa e lettere impronunciabili, quando il cambiamento va di per sé ormai avanti, incondizionato da queste scelte istituzionali. Forse ci sono delle domande che vogliono essere ancora poste, che devono essere poste. No, dico un paio di cose anch'io. Ma ci sono altre domande? No, va bene. Allora, allora io sono... Allora, devo confessarvi che io sono un economista, e sono un economista del lavoro, e quindi... ho seguito con molta attenzione e sono molto affascinato anche dall'uso delle definizioni del linguaggio che avete usato, perché comunque poi se pensiamo al, non so, io appunto sono un economista del lavoro, parlo di lavoro, mi occupo di lavoro, mi occupo di Fondo Sociale Europeo e
pensando ai gol, i gol che di cui mi occupo in maggior dettaglio sono il gol 4 e il gol 8, quelli di istruzione e formazione e quello relativo all'occupazione. Ovviamente c'è anche un'attenzione a gender equality, il gol 5. Ecco, però quello che volevo dire è che quindi anche la dimensione economica, se la viviamo come legata al lavoro, all'istruzione e alla formazione, come analisi di questo tipo legate all'istruzione, alla formazione e al lavoro, è una dimensione comunque di inclusione sociale, assolutamente. Quello che diceva prima Alessandra, c'è una dimensione, non so, del lavoro che ha a che fare con la qualità del lavoro, il fatto che i giovani possano accedere a una tipologia di lavoro stabile e non che gli dia di opportunità di crescere nella propria vita, nel proprio percorso non solo professionale, ma anche di vita personale, di vita individuale. Un altro aspetto è sicuramente quello che avete sottolineato, no? Quello del fatto che bisogna avere un approccio, insomma, multidisciplinare, sono assolutamente d'accordo, quindi bisogna parlarsi, bisogna comunicare, eccetera. E comunque, secondo me, la valutazione, ad esempio, offre un ambito dove si può parlare una lingua comune, perché comunque quando noi valutiamo una politica, cerchiamo di valutarla sulla base di evidenze scientifiche. Poi queste evidenze scientifiche possono essere raccolte in maniera quantitativa, possiamo basarci su metodi quantitativi, possiamo basarci su informazioni e dati che vengono raccolti in maniera qualitativa. E anche quell'esempio che facevi tu, Mariella, no? Delle indagini, assolutamente. Cioè, io mi ritrovo nel mio lavoro non solo a usare dati di fonte statistica ufficiale, eccetera, ma ovviamente facciamo delle indagini, facciamo delle analisi e le percezioni dei destinatari di politiche sono assolutamente importanti, sono assolutamente fondamentali. Poi è chiaro che su alcune domande, va bene, dobbiamo avere un po' più di cautela, perché ovviamente cerchiamo poi magari di incrociare i dati, di incrociare le risposte per rafforzare magari alcuni giudizi, alcune valutazioni. Mi è piaciuto, ecco, un'altra cosa che volevo dire, il discorso del cambiamento, no? Cambiamenti, stavo pensando, sempre parlo di mercato del lavoro, penso ad esempio alle donne, penso alla pandemia. Nelle aziende magari è cambiato il modo lavorare, spesso questo modo di lavorare, lo smart working, ha interessato soprattutto le donne. Ci sono stati alcuni interventi magari adottati da imprese, aziende, che sono interventi che sono andati magari nella direzione di, non lo so se temporaneamente o in maniera definitiva, aiutare la conciliazione vita-lavoro. Ecco, questi cambiamenti, appunto, è interessante ad esempio capire se alcune politiche che le aziende hanno intrapreso a favore delle donne sono politiche che in realtà hanno portato dei cambiamenti che adesso, superata la pandemia, si è visto, no? O invece saranno, non so come dire, politiche o strumenti che saranno ancora mantenuti. L'ultimissima cosa, pensavo ai metodi che vengono utilizzati, perché noi come valutatori usiamo, valutiamo l'impatto, no? E allora su questo c'è, da una parte c'è la valutazione di impatto, diciamo, di natura quantitativa, che si avvasa più sull'approccio controfattuale, ma c'è anche la valutazione di impatto più teorica, che solitamente viene ricondotta appunto alla teoria del cambiamento, no? E in entrambi gli approcci quello che si cerca di misurare sono appunto i cambiamenti che sono stati apportati e i risultati che sono stati raggiunti tramite questi cambiamenti. Quindi assolutamente c'è il linguaggio, diciamo, per affrontare il discorso del cambiamento. Poi ad esempio pensavo all'approccio controfattuale, che è un approccio di tipo quantitativo, ma che è un approccio che, se volete, cerca di, nel suo piccolo, di correggere, no? Cerca di tener conto delle differenze, delle condizioni di partenza, e cerca di tenere conto di quella che sarebbe stata la dinamica spontanea di un evento, di una situazione, di una variabile, che viene influenzata dalla politica, per cercare di isolare quello che è il risultato della politica. Quindi, se vogliamo, no? In realtà ci sono
diversi punti di contatto che possono essere sia tra chi utilizza approcci quantitativi, sia tra chi utilizza approcci qualitativi, sia tra economisti, sia tra sociologi. Insomma, secondo me c'è la possibilità di lavorare nella direzione che avete auspicato e che avete sottolineato come importante anche voi. Mi taccio perché mi sa che stiamo andando oltre, però insomma ci tenevo a dire che ho molto apprezzato le vostre relazioni e siamo molto contenti. Non so se Francesca vuoi aggiungere qualcos'altro o se qualcuno vuole dire qualcos'altro. No, io non ho altro da aggiungere, sono contenta, siamo e veramente vi ringraziamo per questi spunti che ci avete dato, ve lo dico con molta consapevolezza, lo dico perché davvero ci avete offerto tante riflessioni, tanti spunti insomma interessanti per noi, e con l'auspicio insomma che questo dialogo che si è cominciato ad aprire possa avere ecco una continuità, perché sarebbe interessante. È interessante insomma vedere come questi due mondi poi si devono necessariamente intersecare tra di loro, e quindi creare una community di studiosi che si occupano in maniera trasversale del tema, potrebbe essere una buona prospettiva di lavoro. Vi aspettiamo per valutare il nostro simposium, però, Sì, io questa proposta, insomma, io ti ringrazio, Alessandra, che lo hai ribadito, ecco, qui, di questo simposium che ci sarà a Gaeta il 3 e il 4 di giugno, è il primo che si fa, che è il gruppo di lavoro sostenibilità, e insomma il primo momento di incontro. Noi proporremo questo. Intanto vi chiediamo di inviarci cortesemente la locandina, vi chiediamo anche, voi sapete che c'è questa registrazione, ma vi chiediamo comunque ugualmente di inviarci anche le slide, se possibile i video che sono stati... Non te le mandiamo, ti mandiamo, facciamo un regalo ai nostri... non le mandiamo le slide, perché rovineremmo due principi fondamentali. Uno è la bibliografia, che vi diamo molto volentieri, perché attingere al cambiamento significa nutrirsi in maniera autonoma. Questi devono essere gli spunti che devono, come dire, provocare e suscitare emozioni. Bene, quindi ci ha già messo KO insieme. Ecco, ci ha messo KO in registrazione, voglio confermarlo. Comunque vi ringrazio davvero per il tempo che ci avete dedicato, per il sapere che avete condiviso con noi, e con la prospettiva assolutamente di continuare ad alimentare questo dialogo tra community differenti, insomma. Grazie. Io non so se è possibile lasciare un video che avrei piacere che... Sì, per questo infatti io, Alessandra, ti chiedevo se voi ci inviate il materiale, quello che è possibile, ecco, però in realtà è anche per farlo vedere alle persone che poi indifferita andranno a vedere Allora, vi metto innanzitutto... Però se ce lo puoi mandare o magari lo mandi a me. Lo metto in chat per tutti. Sì, mettilo in chat. Mettilo in chat per tutti, ok. Sì, io avevo pensato di fare questo. C'è un posto dove studio per realizzare... Il primo video che avete visto. Poi vi invio anche l'altro... che è invece un video bellissimo, però vi assicuro che potreste emozionarvi, anzi vi dico pure, ve lo lascio alla visione. Grazie. Vi lascio gli ultimi 5 minuti, che sono un'ottima chiusura, vi consiglio di vederlo perché è toccante. Eccoci che ve lo lascio, in modo che avete qualche minuto prima che ci staccano le parole, e se volete vedere, se non altro questo è il video, è in inglese ma è sottotitolato. Secondo video, secondo ve lo dovrei This is a very important story. Ok, adesso vi condivido, se non altro, l'ultimo momento, che è un po' il principio della nostra nebulosa. Io vi ringrazio profondamente per l'ascolto e l'ospitalità. E Mariella, grazie. Grazie a voi.
col microfono chiuso, messi a coda. Sì, no, fa lo stesso, Mariella, ovviamente. Ah, ottimo, ce lo condividi. Grazie. Vi lascio solo l'ultimo minuto di musica per chiudere in bellezza, che è quello di cui abbiamo tanto bisogno. Grazie mille, grazie. No regrets, it's something to remember, so they won't forget. Grazie a tutti e a tutti. Grazie Virginia, grazie. Scusaci se siamo andati un po' oltre. A voi, figuratevi. Grazie. Grazie, grazie mille. Ciao Marina, grazie. Grazie della tua presenza. Grazie, grazie davvero. Ciao Luciano, ciao Monica. Cesca. Aspetta che è chiuso.